Secondo Einstein, l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo, la forza più potente dell'universo. E in effetti, facendo un po' di calcoli, si vede che è così. L'interesse composto è una cosa quasi magica. Nel lungo periodo, infatti, l'interesse composto è capace di trasformare un singolo euro in milioni di euro. Ovviamente dobbiamo tenere sempre in considerazione che la nostra aspettativa di vita è di 80, 90, 100 anni se siamo molto fortunati. Perciò queste considerazioni devono essere contestualizzate, sempre. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. In questo video voglio parlarvi di tre modi con i quali è possibile guadagnare interesse in maniera composta. L'interesse composto non è un interesse strano, ma è chiamato così proprio perché viene composto anno dopo anno. Si guadagnano interessi sugli interessi, che ovviamente dobbiamo reinvestire di volta in volta. Ad esempio, per un investimento di 1000 euro con un rendimento del 9% annuo, il primo anno guadagneremo 90 euro, cioè il 9% di 1000 euro. Il secondo anno reinvestiremo quei 1090 euro, perciò guadagneremo sempre 9% di 1000 euro, 90 euro, più il 9% dei 90 euro, perciò 8,1 euro. Questo significa che il secondo anno non avremo 1180 euro, ma avremo 1188,10 euro, un po' di più, ma che nel lungo periodo diventa tanto, tanto, tanto di più. Il terzo anno 1270 euro più 16,2 euro più 73 centesimi, il 9% di 8,1 euro. E così via, anno dopo anno l'interesse composto permette di ottenere un interesse sempre maggiore. La crescita nel lungo periodo è esponenziale. E la formula che dovrebbero conoscere tutti a memoria è capitale finale uguale capitale iniziale per 1 più il rendimento annuo elevato per il numero di anni di investimento. Ogni anno che passa non solo guadagni degli interessi sul capitale che hai investito, ma guadagni anche degli interessi sugli interessi che hai reinvestito. Ora che è chiaro che cos'è il compound interest, l'interesse composto, come si può ottenere? Vediamo tre modi. Il primo modo è un modo, secondo me, molto inefficace per ottenere interesse composto nel lungo termine. Vi mostro tra poco i numeri e sono allucinanti. Beh, sto parlando dei conti deposito, investire in conti deposito. Con un conto deposito libero o vincolato, depositiamo i nostri soldi in banca, ma non un conto corrente che possiamo utilizzare per le spese. Un conto deposito non può essere utilizzato per le spese, ma i soldi depositati nel conto deposito vengono utilizzati dalle banche per ottenere dei profitti dalla loro attività e in cambio ci pagano un tasso di interesse. Diciamolo, in questo periodo i tassi di interesse dei conti deposito sono ai minimi storici. Pensate che negli anni 80 il rendimento dei conti deposito arrivava ad essere anche superiore al 10% annuo, mentre oggi difficilmente si trovano conti deposito con un interesse superiore all'1%. Arrivano al 2% e poco più per vincoli di oltre 5 anni. Come ottenere interesse composto? Beh, io ho un fondo di emergenza nel conto deposito Santander e ogni 3 mesi mi vengono pagati degli interessi per mantenere queste somme all'interno del conto deposito, che vengono calcolati su base giornaliera. Ad esempio, se un conto deposito avesse un rendimento dell'1% annuo e investissimo 10.000 euro in quel conto deposito, dopo 3 mesi avremmo 10.025 euro perché avremmo ottenuto l'1% diviso 4. Dopo 6 mesi avremmo 10.050,06 euro. Dopo 9 mesi 10.075,19 euro, dopo un anno 10.100 euro e 38 centesimi. Una considerazione importante sull'interesse composto è che aumentando la frequenza di pagamenti e di reinvestimenti degli interessi, aumentano gli interessi complessivi ottenuti. Ma in realtà questo effetto, ad esempio ottenere interessi 4 volte l'anno piuttosto che ottenerli una volta sola in un anno, beh, non ha un effetto enorme anche nel giro di 60-70 anni. In questo esempio l'1% è diventato l'1,0038%. Non cambia molto. Comunque stiamo parlando di interesse composto, il primo anno otteniamo 100 euro nel conto deposito, il secondo anno otteniamo 201,70 euro, il quinto anno otteniamo 512,06 euro. Tutte queste cifre sono lorde, dobbiamo sempre applicare le imposte sul conto deposito e gli eventuali costi applicati dalla banca. In questo caso il conto deposito subisce un'imposta di bollo dello 0,2% anno per anno e le imposte sugli interessi pari al 26% del valore totale degli interessi ottenuti. L'1% lordo diventa lo 0,54% netto e i 512 euro ottenuti in 5 anni diventano 274 euro. Questo ci fa capire che, soprattutto nei primi anni, l'efficacia dell'interesse composto non è grande, non ci sono grandi differenze rispetto all'interesse nominale. Inoltre è importantissimo il parametro rendimento. Più
più è alto il rendimento, maggiore sarà la crescita, la velocità di crescita degli interessi del nostro investimento. Questi conti deposito sono protetti fino a 100.000 euro di valore e questo è uno dei motivi che ha portato il progressivo calo degli interessi offerti sui conti deposito. Sappiate che con un rendimento dello 0,54% annuo 10.000 euro diventano 100.000 euro in 427 anni. Secondo modo per ottenere interesse composto è utilizzando strumenti finanziari, investendo in azioni, obbligazioni, oro, materie prime, bitcoin, qualsiasi strumento finanziario che è in grado di generare plusvalenza o flusso di cassa, dividendi. Parlando di dividendi, è facile capire come ottenere interesse composto. Quando noi otteniamo un dividendo, stiamo ottenendo una parte di utili della società sotto forma di soldi, di liquidità. Questi possono essere reinvestiti nuovamente per acquistare nuove azioni, nuove obbligazioni, nuovi titoli. Ad esempio, se avessimo 100 azioni da 100 euro per azione e ottenessimo un rendimento del 3% annuo, otterremo 300 euro di dividendi che potremo utilizzare per acquistare 3 nuove azioni di quella società e l'anno successivo ottenere 303 euro, un po' di più. L'anno dopo acquisteremo altre 3 azioni, l'anno dopo ancora acquisteremo altre 3 azioni e così via, fino a quando non potremo acquistarne 4, poi 5, poi 6. In questo modo aumenteremo sempre di più i nostri guadagni, in maniera composta. Ma reinvestire nella stessa società non è l'unico modo per reinvestire i soldi. Infatti, quei 300 euro di dividendi potremo utilizzarli per acquistare azioni di un'altra società che distribuisce dividendi oppure si può apprezzare nel tempo. Per quanto riguarda le plusvalenze, qui si tratta di inseguire i rendimenti migliori, cioè acquistare e vendere azioni secondo le nostre aspettative dei mercati. Quali azioni pensiamo che renderanno di più per quell'anno? Dobbiamo investire in quelle azioni. Ovviamente è una delle cose più difficili del mondo prevedere il futuro. Praticamente si tratta di investire, ad esempio, 10.000 euro in una società, fare il 5% di profitto e reinvestire quegli 11.550 euro in un'altra società con rendimento 3%, 5%, 7% e così via. L'importante è continuare a reinvestire i nostri soldi, cercando sempre di essere in positivo e generare delle plusvalenze. Nulla vieta di combinare questi due metodi e altri strumenti finanziari. Ad esempio, se dovessimo generare una plusvalenza di 500 euro, potremmo reinvestire quei 500 euro in azioni da dividendo e ottenere una nuova plusvalenza dai 10.000 euro iniziali e i dividendi da quei 500 euro, aumentando così i nostri guadagni. Prima del terzo metodo vi parlo di una regola molto semplice per calcolare in quanto tempo i nostri soldi raddoppieranno in base al rendimento. Sto parlando della regola del 72. Quello che dobbiamo fare è prendere 72 e dividerlo per il rendimento annuo. Ad esempio, per un rendimento annuo del 6%, andremo a raddoppiare i nostri soldi in 12 anni, cioè 72 diviso 6. Ok, detto questo, il terzo metodo per guadagnare interesse composto, investire nel mercato immobiliare. Potremmo parlare dei REITs facenti parte di questo tipo di mercato, ma in realtà potrebbero essere considerati anche come azioni, strumenti finanziari molto liquidi e perciò ricadere nel secondo metodo. Il mercato immobiliare è molto differente da un mercato liquido come ad esempio quello azionario. Pensate all'impegno enorme che richiede il completamento di un'operazione immobiliare rispetto a qualche click su un portale online per acquistare azioni. Un esempio per ottenere interesse composto tramite l'immobiliare è fare house flipping. Ma vale la stessa considerazione per mettere in affitto un immobile. House flipping significa acquistare un immobile, riconvertirlo, ristrutturarlo e poi rivenderlo ad un prezzo superiore. Se avessimo 100.000 euro di capitale iniziale e inclusi i costi vendessimo quell'immobile con una plusvalenza di 20.000 euro, avremmo ottenuto 20.000 euro in più e avremo 120.000 euro. Con quei soldi potremmo acquistare un immobile di maggiori dimensioni e quindi con potenziale di plusvalenza maggiore, oppure acquistare due piccolissimi immobili, forse con 120.000 euro è ancora poco il capitale, ma dopo 2, 3, 4 operazioni potremo prendere i nostri magari 200.000 euro e acquistare due case da 100.000 euro. Una di queste potrebbe essere messa in affitto e generare un affitto costante. Saranno ridotte le potenzialità di plusvalenza nel breve termine, ma a lungo termine i profitti saranno elevati, mentre gli altri 100.000 euro potrebbero essere impegnati per acquistare un nuovo immobile, ristrutturarlo e venderlo con plusvalenza e ripetere così via, mentre gli altri 100.000 euro potrebbero essere impegnati per acquistare una nuova casa, ristrutturarla e rimetterla in vendita e via via acquistando sempre più case, ristrutturandole, vendendole, otterremo sempre più guadagni, il nostro capitale aumenterà sempre di più. Non solo il capitale aumenterà sempre di più, ma aumenterà anche la velocità alla quale il nostro capitale aumenterà.
Vi ho parlato prima della regola del 72 per capire in quanto tempo i nostri soldi raddoppieranno in funzione del rendimento, ma in quanto tempo triplicheranno, quadruplicheranno, quintuplicheranno? Beh, le formule non sono troppo importanti, capiamolo con un esempio, quello che voglio portarvi a capire. Con un rendimento del 5% annuo, il nostro capitale raddoppierà dopo 14 anni, triplicherà dopo 22 anni, cioè dopo ulteriori 8 anni, quadruplicherà dopo 28 anni. Quindi dopo ulteriori 6 anni otterremo un capitale di altri 10.000 euro, ad esempio. Dopo 32 anni avremo 5 volte il capitale iniziale, dopo 36 6 volte, dopo 39 anni 7 volte il capitale iniziale. Anno dopo anno il tempo per ottenere gli stessi soldi si riduce, ci metteremo sempre meno a ottenere gli stessi soldi utilizzando l'interesse composto. E questa è la vera forza di questo interesse composto. Ad un certo punto le cifre esplodono, letteralmente esplodono, e otterremo guadagni incredibili. Ecco, questi sono tre esempi che possono essere combinati per ottenere interesse composto. Possiamo acquistare prima azioni, farle crescere con i dividendi ad esempio, e poi, quando avremo abbastanza capitale, investire in immobili e reinvestire gli utili dell'immobile per acquistare altre azioni, aumentando i nostri utili, così via. L'importante è sempre, sempre, sempre reinvestire gli interessi che otteniamo dai nostri investimenti e non fermarsi utilizzando gli interessi magari per proprie spese fino a un certo punto, quando gli interessi saranno talmente tanti da farci coprire tutte le nostre spese. Questo video finisce qui e spero veramente che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciate un bel like per supportare questo video e il mio canale. E se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.